pesso da panico. Questo tempo così stupido mi rende lunatico. Mi alzo la mattina e sono già nevrotico. Il mal di vivere oramai è diventato organico. Mi curo con la valeriana, amo mille nicotina. E faccio pugni con la vita dalla sera alla mattina. Sempre gli stessi governi. Non è il momento di passaggio da quelle che sono state le elaborazioni passate a quelle che in mano stanno avvicendando, perché già dal primo congresso ci sono state una serie di interazioni importanti e interessanti che ci fanno capire come oggi nella sinergia, nella collaborazione delle discipline ci sta risposte importanti per io vorrei cominciare da un punto che ritengo fondamentale, vale a dire, noi veniamo dalla scuola di psicoterapia, certamente la psicoterapia non è l'unica disciplina, l'unica scienza che si occupa dell'uomo, ma sicuramente ha in mente di aver fatto indagini, analisi e tentativi di comprensione della persona molto approfonditi. Ma vorrei cominciare dicendo che forse oggi dobbiamo asserire con grande fermezza che ci troviamo di fronte a una scienza. Ci saranno ancora grandi dibattiti su questo, ci sono ancora situazioni controverse, ma noi dobbiamo sostenere fortemente il discorso della scienza e, come vedete, una scienza che ha trovato vari settori, vari ambiti di intervento. Perché? Perché si tratta di una scienza, sentiremo parlare anche negli interventi di domani, c'è la scienza innanzitutto dell'assessment, della diagnosi, della comprensione di quello che è accaduto alla persona, c'è la scienza di ovviamente sul funzionamento della persona stessa, c'è la scienza del cambiamento del processo che è estremamente significativa, c'è la scienza anche delle metodologie e delle tecniche, e infine c'è anche la scienza che ci permette di vedere gli effetti e i risultati. Già qui siamo su un incrocio di magari più oggi stiamo parlando, ci stiamo battendo, stiamo tentando in tutti i modi di collegare una disciplina all'altra, perché non è possibile più avanzare con una materia scientifica che è a sé stante e separata. Come vedete, la psicoterapia ha un incrocio con una sinergia con altre discipline estremamente variate. Leggevo ultimamente anche una serie di notizie sulla scoperta del bambino prima della nascita, che ci fanno capire una serie di cose estremamente nuove e interessanti. Oggi non si può dire che la scienza dell'aiuto alla persona sia possibile separarla dalla scienza che ci fa capire cosa è successo alla persona già prima della nascita e chiaramente anche dopo la nascita. Ma che cosa significa scienza? Ecco, io volevo spezzare la mancia per dire: non è soltanto il dimostrare che la psicoterapia ha effetti positivi, dimostrare che ci sono dei risultati più o meno efficaci rispetto all'uso di farmaci, eccetera, eccetera. Io credo che la scientificità si debba guardare, leggere come la possibilità di studiare cosa avviene nel processo, comprendere sempre meglio che questo è un processo che può essere analizzato, visto, letto e anche compreso, oltre che valutato. Ma anche la capacità di vedere, per esempio, tutte le nuove scoperte che si stanno facendo nelle discipline di cui parlavamo prima, che sono discipline che a contatto, che si intersecano con quelle della persona. In questo senso, scientificità e quindi anche scientificità del, poi vedremo dopo, del potere anche del presente, perché sono le ipotesi che sono non ancora, non sono state falsificate, e le ipotesi invece
svolge qualunque linea, qualunque tecnica, qualunque metodologia, parlo anche ovviamente di non della medicina ufficiale, sperando che quella faccia bene, quella altra, oppure quella forse sì, quella forse no, si va in giro, si cercano le idee. Man, le due teorie, le due ipotesi sono sempre più approssimate.
ma nella stessa maniera in cui abbiamo detto prima, c'è una trama scientifica nel funzionamento della persona. Non possiamo ritenere che è tutto soggettivo, c'è una trama scientifica che è al di sotto, che è profonda, che è rilevabile, che è oggettiva, nel senso che è rilevabile non soltanto da chi la vive come soggettività, ma da chi la studia, e che è al di sotto, che è profondo, di cui parlerò tra poco. E con quest'altra figura volevo appunto rappresentare questa parte, diciamo, più epifenomena, più esterna, più visibile, che è l'unicità della persona, ma al di sotto profondamente il funzionamento di fondo che rappresentano la narrazione scientifica della persona. Ora, che fa bisogna dire di questo, deve essersi accorto prima o poi, deve essersi accorto che alcuni processi, che alcuni eventi, che alcune situazioni si ripetono in una sintesi, nell'altra, non gli eventi precisi, ma i funzionamenti che sono alla base. Allora, questo che cosa è se non una trama scientifica del funzionamento della persona? Quindi, per carità, non siamo tutti uguali, abbiamo dei funzionamenti che sono sicuramente rilevabili, oggettivi e specie specifici, compresi anche certi funzionamenti che vengono definiti soggettivi come il pensiero. Perché oggi conosciamo tanto, molto di più di prima, perché oggi sappiamo che cosa sono i disturbi, le patologie, sappiamo però anche valutare lo stress cronico, quello negativo, quello pericoloso, e abbiamo anche una grande capacità oggi di dare un aiuto, una cura, un intervento. Ma attenzione, ecco perché dicevamo forse con i medici dobbiamo cominciare a dialogare in maniera molto più stretta, perché bisogna capire non soltanto che se un medico vede una persona che sta in disagio e difficoltà, lo manda dallo psicologo, quindi fa un po' di sostegno psicologico, non soltanto questo, e soprattutto non più quello che in dibattiti degli antichi veniva affermato, beh, tutto sommato, in fondo lo psichiatra si occupa di dare veramente un farmaco che modifica la persona, e lo psicologo invece ritiene questa pillola semplicemente come un seno un po' introiettato. Ciao ragazzi, sono messo da panico, questo tempo così stupido mi rende lunatico.